Savilandia, Ravenna, luogo di divertimento e spettacolo. Tra le tante attrazioni ci sono anche i tuffatori, impegnati a stupire il pubblico con evoluzioni dai 3 ai 20 metri di altezza. Le telecamere di Icarus hanno portato Tania Cagnotto ad esibirsi in questo insolito scenario. Seguiamola dopo alcuni tuffi di preparazione. Il doppio mezzo avanti. Il doppio mezzo avanti consiste in due giri e mezzo, poi entro sempre di testa in posizione carpiata, quindi con le gambe tese. Sono partita direttamente col doppio mezzo avanti, però sono arrivata storta sul trampolino e quindi dopo ho dato troppa rotazione e alla fine sono arrivata abbondante. Mi sono dimenticata praticamente che ora dai 5 metri e non dai 3 metri. Per Tania si tratta di un'esperienza nuova, visto che 5 e 9 metri non sono altezze da cui è solita tuffarsi durante le gare. E il terzo tuffo sarà sempre più fuori in corsa, però partirò non in avanti ma all'indietro, spostandomi in avanti però per non arrivare sul trampolino. Farò un e mezzo rovesciato e poi un mezzo avvitamento. L'ho fatto bene perché comunque sono arrivata bene sul trampolino, ho preso la spinta giusta e la distanza giusta, quindi è andato bene. L'ultimo tuffo che farò sarà quello dai 9 metri e mezzo, sarà un semplice 1 e mezzo avanti, lo stesso che ho fatto dai 3 metri. Essendo più alta l'altezza, comunque è un po' più difficile e l'impatto è più duro. L'ultimo tuffo da 10 metri è andato bene. E è stato emozionante perché comunque era da un bel po' che non mi buttavo da quell'altezza. L'esibizione di Tania a Mirabilandia si chiude con un'esperienza sulle giostre del parco divertimenti. L'adrenalina delle montagne russe è un'emozione totalmente diversa da quella che l'atleta bolzarina prova sul trampolino. Icarus, un saluto da Mirabilandia e ci vedremo presto sui trampolini. You change your mind like a girl changes clothes.